negoziazione. Oggi, come vedete, vi avevo promesso nella scorsa lezione che saremmo tornati sul book di negoziazione. E nella lezione scorsa era strumentale allo spiegarvi il funzionamento della borsa in genere. Oggi ci ritorneremo in maniera specifica e andremo a vedere appunto i vari tipi di book e esattamente appunto come immettere e quali ordini immettere, e soprattutto appunto spiegarci sempre i perché. E tutti i particolari. Allora, cominciamo appunto a ragionare sui due aspetti della piattaforma di trading. Qualsiasi piattaforma può essere divisa virtualmente in due parti. Una parte che viene chiamata dispositiva, e quindi in pratica vuol dire andare a capire il funzionamento del book. Cos'è il book? È quella parte, quella interfaccia che ci permette di inviare gli ordini al mercato, quindi di far capire al mercato esattamente quello che noi vogliamo fare, quindi tradurre la nostra strategia in azione. E poi c'è la parte informativa, quella dei grafici. Perché informativa? Perché è da quella che noi desumiamo e traiamo appunto informazioni per poter fare trading e quindi poi per poter prendere delle decisioni. E allora oggi, come avevo promesso, ci andremo a concentrare esattamente sul nostro book di negoziazione e cerchiamo di capire cos'è esattamente nei particolari e come funziona. Beh, la prima cosa da dire appunto è quello, ad esempio, come accennavo l'altra volta, di un broker non ECN, quindi in questo caso un broker market maker. Cosa sta facendo questo broker? Come diciamo la volta scorsa, sta quotando in denaro e sta quotando in lettera. Vedete, non ci sono livelli nel book, c'è soltanto una quantità in denaro, che vuol dire in termini pratici parte sinistra appunto del book, e lettera sarebbe la parte destra, dove voi vedete scritto buy. Questo non perché questa sia la parte dei compratori. In realtà il market maker espone prezzi, quindi se io volessi comprare, ovviamente se lui espone in denaro 1,45979, ovviamente se io voglio vendere non potrò fare altro che vendere al prezzo che lui espone. Al contrario, siccome lui espone in lettera 1,46004, se io volessi in questo caso appunto comprare, non potrei far altro che interfacciarmi con lui appunto in lettera 1,46004. Tutto ciò che sta in mezzo, che appunto viene chiamato spread, cioè la differenza di quotazione fra denaro, parte sinistra e lettera, ve lo disegno anche così magari è più chiaro, ve lo indico mentre in qualche modo appunto parliamo. Vedete, parte sinistra, questa qui si chiama denaro, la parte destra, questa qui si chiama lettera. La differenza in termini di quotazione, vedete, fra 979 e 004 viene appunto definito spread. L'abbiamo sentito anche, lo sentiamo tutti i giorni anche al telegiornale quando si parla di spread, lo spread è diminuito, eccetera, eccetera. Quella è un'accezione leggermente differente. Perché? Perché lì in senso lato per spread si intende differenza. Quale differenza? Quando se lo sentiamo in televisione, ad esempio sentiamo che lo spread è sceso sotto 100 punti base, vuol dire che il differenziale di rendimento, quindi la differenza fra rendimento del nostro decennale di obbligazioni e dell'equivalente appunto al decennale tedesco che è il Bund, questa differenza appunto è sotto 100 punti base, questa differenza per quanto riguarda il rendimento. Per quanto riguarda, vedete, e questo, ripeto, vale per quanto riguarda il book, che è improprio forse chiamare tale, però in questo modo noi appunto gli daremo comunque questa definizione, seppur abbastanza incompleto, perché vedete qui praticamente non abbiamo nessun tipo di informazione. Potremmo avere, nel caso in cui appunto tradassimo nel Forex in un circuito ECN, come sapete potremmo avere un altro tipo, potremmo avere in questo caso, questo magari lo cancelliamo perché non ci interessa più, potremmo avere in questo caso un altro tipo di broker, quindi un altro tipo di book. Vedete che qui abbiamo comunque delle informazioni che sono un po' più complete, perché vediamo che per ogni livello di prezzo, vedete che poi qui ci sono messi anche, diciamo, direttamente i micro livelli nell'ambito appunto diciamo della stessa quotazione, vedete che ci sono direttamente alcuni che vogliono vendere parte destra del book e alcuni che vogliono comprare. Qui il book è verticale, a differenza di alcuni book che invece sono orizzontali, quindi qui denaro e lettera non sono affiancati, ma sono uno sotto l'altro.
parte verde chiaramente è il denaro e parte destra è in questo caso in alto a destra la lettera. Vedete che nel circuito ECN sono in questo caso sono anche individuati, vedete direttamente i volumi divisi per livello di prezzo. Questa è un'altra informazione che il nostro broker in qualche modo ci potrebbe fornire. Poi vedete, abbiamo invece il book che è il top per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni. Vedete, in questo caso abbiamo il denaro parte sinistra, lettera parte destra. Vedete, abbiamo addirittura non soltanto le quantità per ogni livello di prezzo esposte, ma abbiamo anche il numero di compratori o di venditori che sono disposti a comprare e a vendere per ogni livello di prezzo. E poi abbiamo il ticker, cioè gli eseguiti effettivi suddivisi appunto per ora, come vedete addirittura con la quotazione al secondo, e quanti contratti sono stati scambiati a quel dato livello di prezzo. Questo, ripeto, è il massimo della trasparenza per quanto riguarda un mercato regolamentato, e quindi andremo adesso a studiare esattamente il funzionamento in particolare di tutti gli ordini che si possono appunto immettere in un circuito borsistico in genere. E vedremo appunto i vari casi nel caso in cui debba uscire, quindi debba in qualche modo chiudere l'operazione, oppure debba entrare sia long che short. Andiamo a vedere in maniera appunto particolareggiata ogni caso specifico. Vedete, questo è un altro tipo di book, un'altra piattaforma. Vedete, questo perché vi faccio vedere questi, diciamo, questi esempi? Perché non vorrei che vi disorientaste semplicemente perché cambia la grafica. La sostanza dei fatti non cambia. Vedete, anche qui abbiamo denaro e lettera. Vedete quantità esposte in denaro, quantità esposte in lettera. E qui, ad esempio, abbiamo i volumi per ogni livello di prezzo. Al prezzo di 1.373,75 sono stati scambiati 3.877 contratti. E questo, ripeto, ci potrebbe dare poi delle indicazioni in termini magari operativi. Impariamo allora ad usare un book, adesso indifferentemente se sia orizzontale o verticale, ma il concetto è esattamente lo stesso, non è un problema di grafica. Allora, cominciamo a vedere quanti e quali tipi di ordini esistono in borsa, cioè come faccio io a dialogare appunto con il mercato. Cominciamo a fare degli esempi. Immaginiamo che io voglio comprare un'azione e immaginiamo che al momento, quando io apro il mio book, questa azione stia quotando ad esempio 10,25 euro. Perché? Perché il prezzo che è stato battuto in quel momento, l'ultimo scambio appunto, equivale a questo livello di prezzo. Però immaginiamo che nella mia strategia, che in questo momento è secondaria perché non ci interessa, la mia strategia preveda di voler comprare per andare long a 10,35 euro, cioè 10 tick sopra. Cos'è il tick? Lo ricordiamo, è la variazione minima tra due livelli di prezzo. In questo caso la variazione di minimo di prezzo è 1 centesimo di euro. Quindi il prezzo che da 10,25, se sale un tick, sale a 10,26. Quindi 10,35 è esattamente 10 tick sopra 10,25. Cosa vuol dire andare long? Andare long vuol dire avere un'aspettativa rialzista sul mercato, cioè io compro nella speranza, tra virgolette, poi torneremo su questo concetto di speranza, nella speranza che il mercato in effetti incrementi le sue quotazioni. Quindi se io compro a 10,35 è perché credo fermamente che il mercato possa salire a livelli di prezzo superiori a 10,35. Quindi nel caso ad esempio in cui io vendessi a 10,40 avrò realizzato un guadagno derivante dalla differenza tra il prezzo di acquisto 10,35 e il prezzo di vendita 10,40, cioè avrò guadagnato 5 centesimi per ogni azione. Se io moltiplicherò il guadagno per ogni singola azione per il numero di azioni che ho comprato, avrò il mio guadagno totale che il mio book e la mia piattaforma mi riporterà fedelmente. Sono calcoli che chiaramente non devo fare io a mente o a mano, ma li farà direttamente la piattaforma per me. Allora, nel caso in cui io avessi un prezzo che sta battendo in quel momento il mercato e volessi comprare a un livello più alto, che ordine metto nel book? Questo tipo di ordine in gergo tecnico si chiama esattamente in questo modo, cioè si chiama buy stop limit. Buy vuol dire, come sapete in inglese, comprare. Stop vuol dire in gergo borsistico più alto
Limit è il livello di prezzo a cui ho deciso di fare questa operazione, quindi in questo caso 10,35. Quindi se io chiamassi telefonicamente il mio broker e gli dicessi buy stop limit 10,35, lui che cosa capirà? Capirà che noi vogliamo comprare, capirà che lo vogliamo fare a un livello più alto rispetto al prezzo attuale e questo livello di prezzo che io gli dico è esattamente 10,35. Quindi tutta questa, diciamo, tutta questa frase, tutto questo concetto si sintetizza in borsa molto, appunto, in maniera molto precisa dicendo semplicemente buy stop limit 10,35. Bene, immaginiamo adesso che la mia strategia, a patto che il prezzo sia ad esempio sempre 10,25, non prevede di comprare se il prezzo è più alto, ma ad esempio sia di vendere, cioè di andare short se il prezzo dovesse scendere. Quindi se il prezzo da 10,25 dovesse andare verso il basso a 10,15, io dirò al mio broker, guarda, io a 10,15 voglio andare short. Cosa vuol dire in termini borsistici andare short? Andare short vuol dire avere previsioni di ribasso dei prezzi. Quindi se io vendo a 10 e 10,15 è perché penso che il prezzo vada più in basso di 10,15. Questo cosa vuol dire? Che se il prezzo andrà in effetti più in basso, io comincerò a guadagnare. Ad esempio, immaginiamo che il prezzo vada a 10,10, quindi è andato 5 centesimi sotto la mia entrata di 10,15. Avrò guadagnato anche in quel caso 5 centesimi ad azione. Moltiplichiamo per il numero di azioni e avrò il mio guadagno totale. È chiaro che nel caso in cui il prezzo invece salga, io avrò una perdita. Avrò una perdita che sarà data dal prezzo di entrata short, quindi in vendita, e il prezzo di acquisto. Quando è che farò l'operazione di acquisto? La farò paradossalmente alla fine della mia operazione per chiudere l'operazione. Quindi non immaginiamoci un'operazione di acquisto e vendita come per i beni materiali. È chiaro che nei beni materiali io i beni per venderli li devo prima comprare. Diciamo che in borsa non è esattamente così. Io posso tranquillamente, come in maniera contabile, chiudere un'operazione indipendentemente se comprando o vendendo prima. L'importante è che poi io per chiudere l'operazione faccio esattamente l'operazione di segno opposto. Quindi se io compro è perché ho aspettative rialziste, vado long e quindi per chiuderla la dovrò esattamente vendere. Se al contrario io avessi un'ipotesi ribassiste per quanto riguarda i prezzi, io andrò short, quindi prima di tutto venderò, dopodiché per chiudere l'operazione comprerò. La differenza sarà comunque il mio guadagno, solo che nel primo caso guadagno se sale, nel secondo caso, se vado short, guadagnerò se scende. Come si chiama quest'ordine dove io decido di andare short a un prezzo più basso perché penso che il prezzo vada ancora più in basso? Quest'ordine si chiama sell stop limit. Che vuol dire sell stop limit? Sell vendo, stop vuol dire in questo caso più basso, perché è riferito a sell, limit dovrò indicare al mio broker qual è il livello di prezzo al quale voglio in questo caso attuare la mia strategia. Immaginiamo appunto 10 e 15. Quindi sell stop limit 10 e 15, il mio broker non si può sbagliare, capirà se fosse un ordine telefonico esattamente quello che io voglio fare. Ma non è la sola cosa che può accaderci in borsa. Ad esempio, io potrei pensare, se il prezzo è sempre 10,25, io potrei dire, beh, se il prezzo sale più in alto, io per una strategia, che ripeto che adesso non andiamo a identificare perché in questo caso è secondaria, io se il prezzo va più in su, quindi va a 10,35, io a quel livello vorrei andare short perché ipotizzo che il prezzo torni verso il basso. Allora, in questo caso, che ordine metterò nel book? Questo tipo di ordine dove io voglio vendere a un prezzo più alto di quello attuale, si chiama sell limit. Che vuol dire sell limit? Sell, chiaramente vendere. Limit vuol dire a un prezzo più alto di quello attuale. A questo punto, ai più sarà chiaro, potremmo dedurne che cosa? Che nel caso in cui il prezzo sia 10,25 e io a 10,15, cioè un prezzo più basso, voglio andare long, questo tipo di ordine si chiamerà, nella fattispecie, buy limit. Cosa vuol dire buy limit? Vuol dire che io vorrei comprare nel caso in cui il prezzo dovesse scendere perché penso che prima o poi risalirà.
E questo appunto si traduce in termini borsistici dicendo buy limit e indicando appunto accanto al limit il livello di prezzo a cui vorrei fare questa operazione. Immaginiamoci 10 e 15. Queste, se ci pensate bene, sono in realtà le quattro cose che io potrei fare in borsa. E cioè immaginiamo che il prezzo, in questo caso qui abbiamo un future, sia 1759, non ci sono molte possibilità oltre quelle che noi abbiamo specificato. Cioè io potrei voler comprare se il prezzo sale, perché secondo me andrà ancora più in alto, potrei voler vendere a un prezzo più basso, perché penso che il prezzo vada ancora più in basso, potrei al contrario comprare se il prezzo scende, perché secondo me risalirà, oppure potrei, rispetto al prezzo attuale, vendere a un prezzo più alto perché penso che riscenderà. Ora, se noi includiamo anche il buy market e il sell market, cos'è il buy market e sell market? Nel momento in cui il mercato sta battendo 1759, io potrei dire al mercato buy market, lui che cosa fa? Va in quel momento a interfacciarsi sul mercato e va a vedere qual è il miglior, appunto, se io sono compratore, il miglior venditore che in quel momento è sul mercato che può soddisfare la mia richiesta. E in quel momento qualsiasi prezzo lui troverà nel book andrà a comprare chiaramente al prezzo migliore. Quindi nel caso in cui sia disponibile 1759 mi comprerà a questo prezzo, nel caso in cui 1759 non fosse disponibile comprerà a livello più in alto e così via fino a che non sarà soddisfatto il mio ordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio io potrei dirgli comprami 200 contratti. Ovviamente, vedete, se noi facciamo una foto nel book nell'istante in cui io metto il mio ordine, quindi pongo il mio ordine a mercato, vedete che in questo caso noi abbiamo a 1759, 25, 44 contratti, ne abbiamo un livello più in alto 57, un livello ancora più in alto 108. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io facessi buy market in questo momento, io non riuscirei a essere soddisfatto per la quantità totale di 200, perché qui ne abbiamo solo 44. Allora cosa farebbe il mio broker? Mi andrebbe a fare degli eseguiti parziali, una parte a questo livello, una parte a questo livello e la parte restante me l'andrebbe appunto a eseguire al livello superiore ancora, fino a che i 200 contratti non saranno stati comprati. Questa è in estrema sintesi appunto quello che può accadere. Quindi posso comprare più alto, comprare più basso, vendere più alto, vendere più basso o in alternativa accontentarmi, tra virgolette, del prezzo che in quel momento sta passando in effetti sul mercato. Non ci sono neanche da un punto di vista logico altre possibilità ed abbiamo visto quindi ogni tipo di ordine associato ad una particolare strategia che io potrei avere. Quindi qual è il mio consiglio in termini operativi? Se potete, e se volete ovviamente, po potreste usare ad esempio il book verticale che io ritengo migliore. Perché è migliore il book verticale? Perché se voi pensate a un grafico reale di quelli che appunto trovate sui grafici, che poi appunto vedremo insieme nelle prossime lezioni, voi sapete che sono sostanzialmente degli assi cartesiani, cioè se io andassi direttamente a disegnare, io avrei direttamente, no, due assi che sono più o meno fatti così. Voi sapete che se noi parliamo appunto di grafici di borsa, noi abbiamo sull'asse appunto orizzontale, che è quello degli ascissi, abbiamo normalmente il tempo, come sapete, e sull'asse delle ordinate, quindi sull'asse verticale, normalmente abbiamo il prezzo. Okay? Quindi quando noi vediamo un grafico che è fatto ad esempio in questo modo, non è nient'altro che una relazione fra prezzo e tempo, no? Per un dato, quindi per ogni unità temporale andiamo a vedere il prezzo in quel momento quanto quota. Allora, non ci sono in realtà molte possibilità. O compro ai prezzi di mercato, compro più alto, compro più basso, vendo più alto, vendo più basso. E ho esaurito in questo modo direttamente le mie possibilità. È ovvio che perché il book verticale è meglio? Perché se voi ci pensate, in effetti il prezzo sta proprio sull'asse verticale, quindi quando i prezzi si muovono fanno proprio questo, cioè si muovono sull'asse verticale, per cui vedete i prezzi si muovono in verticale e sul book ed è esattamente quello che fanno sul grafico, quindi ci dà una misura veritiera, quindi in qualche modo dinamicamente più vicina a quello che realmente i prezzi fanno.
Ora, per quanto riguarda chiaramente le ordini, cancelliamo in questo caso la lavagna, cancelliamo tutto, eccoci qua. Il problema però degli ordini limit e stop limit è che hanno appunto un limite. Qual è il limite da un punto di vista teorico di questi ordini? Il problema qual è? Che nel caso in cui il mercato salti il mio livello di attivazione, mettiamo conto che io appunto immetta un ordine buy stop limit a 10,35 quando i prezzi sono a 10,20. Cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che se i prezzi si avvicinano a 10,35, potrebbe essere anche che non lo battano, cioè che venga saltato il livello. Se il mercato facesse 10,34, 10,36, quindi non batte in nessun modo 10,35, perché in un momento di fast market, come potrebbe essere ad esempio in prossimità di un dato molto importante di macro, è chiaro che in quel caso io non verrei eseguito. Perché? Perché il mio computer in questo caso non elabora il mio ordine, non lo interpreta e dice semplicemente, pensa semplicemente, se viene battuto 10,35 vado in questo caso a comprare, ma se 10,35 in qualche modo non viene battuto, lui non riesce a interpretare un livello più alto come comunque una deadline per l'esecuzione dell'ordine, ma semplicemente appunto non lo esegue. A questo punto, che cosa potrebbe accadere? Potrei avere due soluzioni alla mia portata. Quali potrebbero essere queste due soluzioni? Beh, la prima soluzione potrebbe essere quella di impostare, si dice in gergo, uno slippage di n-tick. Cosa vuol dire uno slippage? Immaginiamoci una sorta di errore e quindi di accomodamento che il mio broker può fare. Io gli potrei dire: guarda, il prezzo è 10,35 a cui vorrei comprare, però non ti formalizzare. Se anche il mercato non dovesse battere 35, compra anche a 36. A quel punto il mercato, per saltare il mio ordine, quindi per lasciarmi ineseguito nel book, dovrebbe battere da 10,34 a 10,37 per avermi ineseguito nel book, e il che è abbastanza difficile. Quindi normalmente, se io imposto uno slippage di un tick, quindi vuol dire il prezzo chiaramente che io gli ho detto, più appunto lo slippage, quindi il margine di errore che io gli consento. 10,35 il livello di attivazione, un tick, cioè 10,36, è il margine di errore. Questo normalmente è più che sufficiente se il mercato è ovviamente liquido. E questa è un'altra cosa su cui noi dovremmo puntare. Una delle caratteristiche che deve avere qualsiasi mercato per il nostro stile di trading, affinché in effetti possa valere un'analisi tecnica e affinché il mercato sia pulito e trasparente, deve essere molto molto liquido. Se il mercato è molto liquido, allora automaticamente sottostà ai parametri che noi cerchiamo appunto in un mercato, e quindi c'è già di per sé una fattibilità per quanto riguarda il trading e il poter guadagnare in maniera costante. La seconda soluzione che potrei appunto adottare sarebbe nell'inviare un ordine stop market. Ora, quando noi parliamo di stop, non dobbiamo confondere con lo stop loss. Cos'è lo stop loss? Lo stop loss è la chiusura dell'operazione in perdita. Se io andassi long a 10,25, potrei mettere uno stop a 10,05, cioè direi al mio broker: guardami, se il mercato mi va contro 20 tick, la differenza fra 25 e 0,5, chiudimi in perdita. A malincuore io mi chiuderò. Quindi, se ho comprato perché sono andato long, dovrò vendere a 10,05 per chiudere la mia operazione. Ma nel caso in cui appunto il mercato vada dalla mia parte, quindi da 10,25 in effetti salga, siccome io voglio comprare perché le mie aspettative sono che vada ancora più in alto, io gli potrei dire: guarda, siccome ho paura di essere saltato, quando batte 10,35 o comunque quando il mercato raggiunge quel livello, compra a qualsiasi prezzo tu trovi in quel momento nel book. Se 10,35 ovviamente mi va bene. Ma nel caso in cui non ci dovesse essere 35, comprami a 36. Nel caso in cui non ci dovesse essere 36, compra 37 o qualsiasi livello tu trovi il più vicino possibile al mio prezzo limite, che è appunto 35. Questo tipo di ordine si chiama chiaramente buy stop market nel caso in cui voglia andare long, o sell stop market nel caso in cui voglia andare short a prezzi più bassi. Quindi buy stop
market se voglio comprare a prezzi più alti, sell stop market a prezzi più bassi. Ovviamente la logica di questo ordine è identica al buy stop limit e al sell stop limit, cambia soltanto ciò che farà il mio broker quando il livello di prezzo in qualche modo appunto si attiverà perché il mercato è esattamente lì. Altra possibilità potrebbe essere in teoria, se il prezzo scende, io gli potrei dire, guarda, così è un po' lo stesso rapporto se ci pensate che c'è fra ordine stop limit e ordine stop market, no? E se l'ordine stop limit si arriva a quel livello, comprami quel livello e magari soltanto un livello più in alto. Se il mercato invece stop market arriva a quel livello, non comprarmi soltanto a quel livello, comprami a qualsiasi livello, l'importante è che tu mi faccia entrare, che soddisfi il mio ordine. Allo stesso modo, se il prezzo scende e io dovessi fare ad esempio buy limit, io gli potrei dire guardami, non mi eseguire soltanto a 10,25, non ti preoccupare perché se 10,25 in qualche modo non dovesse soddisfare la mia richiesta di acquisto, tu comprami a qualsiasi livello trovi al di sopra, quindi comprami anche 10,26, comprami 10,27, comprami 10,28, non ti preoccupare. La cosa importante è che tu mi faccia entrare questo tipo di ordine, buy, meet. Nel caso di vendita, sell meet. Meet vuol dire, un acronimo vuol dire if market touched, quindi se il mercato tocca quel livello, compra a mercato o vendi a mercato. Qui abbiamo veramente esaurito tutte le possibilità per quanto riguarda il mercato, non ci sono altri tipi di ordini che si possono inserire. Quindi ricapitoliamo, compro più alto, buy stop limit. Compro più basso buy limit, vendo più alto sell limit, vendo più basso sell stop limit. Nel caso in cui abbia, tra virgolette, paura di non essere eseguito a quel dato livello di prezzo, invece ad esempio di fare buy stop limit, potete dirgli di farmi buy stop market. Così come invece di andare un ordine di sell stop limit, gli potete dire guarda, mandami sell stop market, così sono sicuro di entrare anche se a prezzi magari meno vantaggiosi. Allo stesso modo, se io volessi comprare perché il prezzo sta scendendo, perché la mia idea è che risalga, se io sono molto sicuro di questa cosa, poi dico, guarda, non ti preoccupare se a questo livello di prezzo non mi soddisfi completamente. Tu comprami a qualsiasi livello di prezzo, anche superiore, l'importante è che tu vada a prendere e a soddisfare integralmente il mio ordine. Questo, ripeto, è tutta la casistica possibile degli ordini che io posso appunto immettere in un mercato regolamentato. Vediamo a questo punto, da un punto di vista quindi operativo, tutto questo a cosa mi potrebbe servire. Questo è un caso molto molto interessante perché vedete, io ho degli, appunto, i prezzi che in questo momento sono per ipotesi nel rettangolino giallo, quindi si sta formando questa candela che poi diventerà rossa. Chiaramente io ancora non lo so perché i prezzi sono qui. E la mia strategia prevede, per motivi che poi vedremo in altra sede, prevede di entrare short, quindi al ribasso sotto il minimo di questa candela che tecnicamente si chiama shooting star. E anche questo poi lo vedremo insieme nelle prossime lezioni. Quindi l'entrata è sotto quindi il minimo di questa candela, quindi sulla linea rossa. Lo stop, loss in questo caso, quindi lo stop, la chiusura in perdita, è nel caso in cui il mercato dovesse andare sopra il massimo della shooting star. E il primo target sarebbe il precedente minimo, come vedete è esattamente dove, sulla terza linea rossa dove c'è scritto ovviamente target. E allora la domanda è: che tipi di ordine io dovrei mettere a mercato per attuare questa mia strategia? Entry, stop e target? Allora, se i prezzi, come vedete, sono nel rettangolino giallo, io dovrei andare short chiaramente sotto il minimo della candela, quindi a un prezzo più basso rispetto all'attuale. Vi ricordate il tipo di ordine che si mette se io voglio vendere a un prezzo più basso? Se vi ricordate, andate a vedere il video, vedrete che questo ordine appunto è sell stop limit. Quindi sell stop limit vuol dire vendere a un prezzo più basso rispetto al prezzo attuale.
A quel punto potrei decidere di posizionare lo stop. Ora, se i prezzi sono qui e io voglio mettere lo stop, cosa gli dovrei dire? Gli dovrei dire, visto che ho venduto per entrare, dovrei comprare per uscire. Quindi dovrei comprare a un prezzo più alto dell'attuale, perché i prezzi, abbiamo detto per ipotesi, sono ancora nel rettangolino giallo. Quindi se io voglio comprare a un prezzo più alto, dovrei usare un ordine buy stop. Cioè compro a un prezzo più alto, vi ricordate? E per ultimo dovrei andarmi a posizionare il mio target. Se i prezzi sono nel rettangolino giallo, io voglio posizionare già il mio ordine di uscita su questo livello, dovrò sempre mettere un buy perché qui avrò venduto, quindi dovrò comprare per uscire dalla posizione e dovrò comprare a un prezzo più basso dell'attuale. E questo ordine chiaramente è un ordine buy limit. Come vedete, abbiamo messo in pratica su un esempio reale, appunto in questo caso questo è euro-dollaro, la strategia che abbiamo adottato con l'entrata, lo stop e il target. È quello che dovrebbe sempre fare un bravo trader. Quali sono le regole? Perché esistono vari ordini stop e vari ordini limit, no? Come sapete. Allora, per quanto riguarda l'entrata, ricordiamoci sempre che come filosofia è meglio essere saltati che entrare a un prezzo diverso. Quindi noi useremo sempre ordini stop limit, mai stop market. Perché? Perché noi vogliamo entrare a quel prezzo, entrare molto più alto, molto più in basso potrebbe non essere conveniente, perché entriamo a prezzi appunto meno convenienti. Quindi l'idea è o il mercato accetta, tra virgolette, le nostre condizioni o preferiamo non entrare. Quando al contrario siamo già dentro e vogliamo uscire in stop, quindi stop loss, noi useremo sempre ordini stop market. Perché? Perché se io mettessi uno stop, torniamo all'esempio di prima, ok, io questo ordine qua lo mettessi buy stop limit, che potrebbe succedere? Che il prezzo sale, mi sta per eseguire l'uscita, quindi l'uscita in perdita, perché io voglio al massimo perdere questa distanza. Cosa accade? Salta il mio livello. E io rimango ineseguito nel book. A quel punto il mercato accelera di rialzo e io sono costretto a uscire a un prezzo molto più alto con una perdita ancora più cospicua. Allora, se io qui, mentre inserisco un ordine non buy stop limit, ma buy stop market, che cosa faccio? Mi tutelo perché magari esco uno, due, tre tick più in alto, ma sono sicuro che in qualche modo ho limitato, ho arginato la perdita. Quindi, quando si entra sempre stop limit. Quando si esce in perdita si esce sempre stop market, perché l'idea è meglio essere saltati, meglio non essere mai saltati perché non voglio avere in perdita l'importo non previsto, mentre a target cercheremo di uscire sempre limit e non meet. Perché? Perché se noi abbiamo in qualche modo deciso che questo è il nostro target, il mercato a grandi linee qui dovrebbe arrivare. Per cui se noi ci siamo posizionati oltretutto su questo livello di prezzo, quando i prezzi erano qui sopra, è molto probabile che noi nel book, visto che il criterio di prenotazione è temporale, ovviamente dovremmo essere tra i primi. Quindi sarà difficile se noi ci siamo messi mezz'ora, un'ora, 3 ore prima su quel livello di prezzo, che il book non ci esegua se in effetti i prezzi andranno lì. Per cui in questo caso nell'uscita useremo appunto sempre ordini limit. Ricordiamoci bene queste tre regole perché sono le tre regole che usa un trader che approccia il mercato in maniera professionale. Per entrare si usa un ordine, un tipo di ordine, per uscire in perdita, in stop loss, si usa un altro tipo di ordine, stop market, a target, cioè in guadagno, si usano sempre ordini limit. Bene, questa lezione è finita, ci vediamo direttamente con la quarta lezione del nostro videocorso di analisi tecnica.